Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione. EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui Jovispo che vi parla, benvenuti nella player di Shane Long nella sua versione record breaker con 83 di rating carta ottenibile solo tramite obiettivi settimanali, nel quale dovete giocare 4 partite a livello esperto o superiore in squad battle, vincerle e fare almeno un gol con un giocatore del Southampton. Poi gli altri gol potete farli tranquillamente con qualsiasi altro giocatore. Quindi in generale è un obiettivo settimanale abbastanza semplice a parer mio, perché io ad esempio cosa faccio? Nel primo tempo faccio tipo 3 gol. Poi nel secondo tempo lascio perdere, faccio fare tutto al computer, nel senso appoggio il joystick lì e chi si è visto si è visto, perché in un livello così basso, livello esperto, difficilmente il computer riesce a fare più di 2 gol. A volte può capitare ragazzi, ma è davvero un caso estremo nel quale avete contro una squadra con almeno un 87 di rating. Però è una cosa difficile secondo me. E prima di continuare questa review, perché è già iniziato, vi invito a lasciare un bel mi piace, vorrei che arrivassimo almeno a 150 like o mi piace per questa carta e per questa review. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Allora, io l'ho provata questa carta, l'ho provata anche in live su Twitch e chi stava seguendo quella live sa bene di cosa sto parlando e quanto questa carta sia comunque interessante. Voglio dire una cosa subito: l'obiettivo settimanale può essere a per mio sia un contro sia un pro. In questo caso non si piazza né 3 pro né 3 contro, però come pro gli do il prezzo, cioè è gratis. Gratis veramente. Magari dovete pagare soltanto uno o due giocatori dello Southampton da mettere in attacco, ma io tipo ho messo un portiere bronzo e un difensore centrale che si chiama Yoshida, pagati rispettivamente 2000 crediti l'uno, che poi ho anche rivenduto. Quindi diciamo va, può costare un 10.000 crediti massimo questa carta se includete il prezzo di queste carte del Southampton. E devo dire, l'obiettivo settimanale non si piazza né 3 pro e né 3 contro in questo caso, perché è stato abbastanza semplice farlo e ci ho messo davvero pochissimo. Come pro invece velocità, tiro, dribbling, e come contro long shot, piccolo contro e 3 stelle skill. Le 2 stelle piede deboli invece per me non sono un contro, di magino ci sa fare abbastanza bene, i gol li fa anche i passaggi. Non lo usa tantissimo, però quando lo usa abbastanza bene, diciamo. Il long shot perché dalla distanza è davvero difficile tirare con lui, però qualche volta la centra la porta, ma altre volte no. Invece il tiro in generale è molto buono, in area si finalizzare molto bene, la sua potenza tiro è molto molto interessante. Ha un ottimo piazzamento e un'ottima capacità di inserirsi tra le linee offensive. È un giocatore in grado di mantenere la posizione e non finisce in fuorigioco. Poi gli fate un passaggio filtrante anche basso alto, lui non va in fuorigioco, riesce anche ad arrivarci. È una cosa molto positiva perché è un giocatore abbastanza veloce. Il suo passaggio non è né carne né pesce, diciamo, in generale c'è di meglio tra gli attaccanti, però diciamo un passaggio breve lo saprà fare abbastanza bene. Il suo dribbling è interessante, comunque dimostra di avere una buona agilità, dimostra di saper essere un giocatore reattivo, rapace, ottimo equilibrio che lo aiuta tantissimo anche nei contrasti, perché comunque la sua forza fisica tutto sommato è buonina, buonina. E ha anche un buon controllo palla che lo aiuta tantissimo, è un dribbling puro senza le skill interessante ed è un giocatore che anche in velocità non si allunga tantissimo la palla ed è positiva questa cosa per poter fare dei dribbling in velocità appunto. Il suo colpo di testa in carta sembra interessante, ma sinceramente in game non è così sinceramente. Aggressività buona in carta, in game si vede poco. La resistenza può essere un contro, però sinceramente non l'ho notata questa resistenza così bassa in carta. Come alternative dico Werner tra le icon, Sheva 86, nella nazione non ce ne sono. A proposito, la nazione potrebbe essere un piccolo contro perché è un giocatore irlandese, quindi davvero difficile da ibridare per quel che riguarda appunto la nazione. Però è della Premier League e quindi poi vi dico il suo indice di ibridabilità, ve lo dico a breve. E come alternativa nella Lega vi dico Vardy. Come stile intesa aumentategli il fisico
e magari un po' anche il dribbling. Come indice di ibridabilità da 1 a 5 gli do un 3, perché è della Premier League, quindi qualcosina si può fare. Però non proprio 3, forse un 2.5, perché il Southampton non ha tanti giocatori interessanti. È un giocatore da Weekend League, l'ho provato solo in Weekend League e ci sa fare alla grande. Volevo farvi un confronto con Sheva e con Werner. Allora, le in-game stats sono a favore di Sheva 88, ma di poco proprio. Sinceramente tra i tre preferisco Long, perché è gratis, punto primo. Però, diciamo, se la cava molto molto bene. Come voto gli ho dato un 8 pieno, ragazzi. Non un 9, perché tutto sommato ha delle pecche, come il long shot, 3 stelle skill, e poi il fisico poteva essere migliore. Non è così, il passaggio poteva essere migliore, anche il colpo di testa in game poteva essere migliore. Però un 8 per il mio è il voto più giusto. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale, qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.